just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. Buonasera a tutti e benvenuti, benvenuti, un bel applauso, via di incoraggiamento. Grazie. Non mi nascondo che per me è veramente un grande, grandissimo onore presentare da un palco così prestigioso e sapere che magari artisti nel 400, nel 500, nel 600 qui si sono succeduti nelle varie corti. E quindi per me è veramente una grande emozione, ringrazio anch'io l'Associazione Culturale Area 2000 per questa opportunità che mi dà di stare insieme a voi, ma di presentare una serata dai contorni veramente molto interessanti. Ora è arrivato un momento però per me molto molto importante per l'Associazione Culturale 2000, finalmente abbiamo la possibilità di avvicinarci a quello che è il concerto di stasera. Beh, un concerto direi... difficile da così inquadrare, anche se devo dire molto molto interessante, perché chiama in causa un mito della musica moderna che è Bart Bacharach, che rivisto, rivisitato, studiato e approfondito da questi due nostri cari artisti che poi dopo conoscerete, appunto la Sara Ruoti e Luca Moriani, che si lanceranno in questo esperimento artistico di un autore che insomma mi sembra quasi difficile parlare di lui, fare una biografia veloce, è sicuramente uno dei musicisti popolari più importanti del XX secolo, è stato sicuramente così sottolineato come sia vicino sicuramente a figure mitiche tipo Gershwin, abbiamo visto che ha passato tutti i più svariati generi, dal jazz al soul alla bossa nova brasiliana fino al pop tradizionale, è stato considerato il Beatles degli anni 70, poi ha accompagnato per circa 40 anni tutte i più grandi interpreti della musica moderna, non dimentichiamo la collaborazione stretta che ha avuto con Marlene Dietrich e poi con Diane Warwick, che è stata sicuramente colei che prima di tutti e più di tutti ha valorizzato l'opera di Bacharach. Un'opera che ha contribuito poi alla vittoria di un paio di Oscar, come voi sapete, per Butch Cassidy e Sundance Kid, quindi direi una possibilità quindi di conoscere meglio quest'artista, ma di conoscerlo attraverso una libera interpretazione e un esperimento culturale e artistico appunto fatto da questi due giovani cantanti, Sara Ruoti e dal giovane pianista appunto Luca Moriani. Quindi al di là di tutto vi auguro veramente un buon divertimento, signori Luca Moriani e Sara Ruoti, ecco qua la cantante di stasera. Un bel applauso, il palco è tutto vostro. E a voi tutti un buon ascolto. Adesso ciò di cui il mondo ha bisogno è l'amore, dolce amore. È l'unica cosa che manca. Non solo per qualcuno, ma per tutti. Signore, non abbiamo bisogno di un'altra montagna. Ci sono abbastanza montagne e colline da scalare. Ci sono abbastanza oceani e fiumi da attraversare. Abbastanza da adorare fino alla fine dei tempi. Adesso, ciò di cui il mondo ha bisogno
è l'amore, dolce amore. È l'unica cosa che manca, non solo per qualcuno, ma per tutti. Signore, non abbiamo bisogno di un altro prato. Sono cresciuti abbastanza a campi di grano e di frumento. Ci sono abbastanza raggi di sole e di luna a risplendere. Oh, ascolta, Signore, se vuoi. Grazie. Allora, un grazie a tutti e un benvenuto. Abbiamo molto piacere, insomma, di poter condividere con tutti voi questa serata molto importante per noi e proprio, insomma, per lo scopo, quello benefico. Per cui abbiamo pensato di cominciare la serata proprio con un inno all'amore. Questa è stata, insomma, la lettura del testo della canzone che abbiamo appena cantato. Insomma, ci sembrava giusto fare un omaggio in questo modo. Come avrete sentito dalle parole del conduttore, stasera la serata è un omaggio a questo grandissimo compositore Bart Bacharach, e quindi, insomma, faremo un po' di quelli che sono stati i suoi successi che hanno fatto il giro del mondo. Il prossimo brano che andremo a proporre, nel 1967 Bart Bacharach scrisse questa canzone, inizialmente cantata da Dionne Warwick, ed è stata anche la colonna sonora di un film recente che è Il matrimonio del mio migliore amico. I sing a little prayer for you.
for the best deal. When writing, I think of all steel. I sing a little prayer for you. At work, I just take time. And not through my coffee break time. I sing a little prayer for you. Close to you.
break my heart. Allora, il prossimo brano è un brano dei fine anni 60, ha ricevuto la nomination all'Oscar come colonna sonora del film James Bond Casino Royale, The Look of Love. Can hardly wait to hold you.
just the love you now the right for you. Don't ever go. Don't ever go. I love you so. Nel 1982 una canzone di Burt Bacharach vinse l'Oscar per la colonna sonora di un film che si intitolava Arturo e la canzone omonima fa così. Between the moon and New York City.
If you see me walking down the street and it's such a cry, it's the wind. Welcome back. Welcome back. Let me lean. If you don't see the tears, just let me grin. And drive it, cause each time I see you, every turn and cry. Welcome back. And welcome back. And welcome back. Get over losing you, and so if I seem broken and blue, welcome back. Welcome back. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you give me when you say goodbye. Welcome back. Grazie, grazie a tutti. Sicuramente riconoscete questa melodia. Nel 1969 Bacharach scrisse questa canzone. Anche questa canzone vinse un Oscar per il film Butch Cassidy. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just need me some talking to the sun. Too great to me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying is not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red.
Grazie a tutti. E il prossimo brano forse non è uno dei più conosciuti, però ha ricevuto la nomination all'Oscar per l'omonimo film Alfie. It's all about when you set it out, Alfie.
to be cruel. And if life be left only to the strong and weak, what you let on and on of the roof is sure as I believe there is heaven and love and me. Nel 1968 Burt Bacharach scrive una canzone di cui noi ricordiamo soprattutto la versione italiana, cantata da Gianni Dorelli e Catherine Spack, e successivamente anche da Ornella Vanoni nel 1980. Head of those chains, those chains, the body, there's why I'm here.
Allora, il prossimo brano è sempre degli inizi degli anni 60 e forse quasi più conosciuta la versione in italiano dal titolo Tutti quelli che hanno un cuore, portata al successo da Petula Clark. And One Who Had a Heart. And when I have love, can look at me. Adesso una delle canzoni più famose di Burt Bacharach del 1958, resa celebre da Perry Como, una delle più grandi voci del panorama musicale mondiale in quegli anni insieme a Frank Sinatra e a Dean Martin. La canzone è questa. Please.
volendomi bene, e ora vedo che c'è molto di più, e per questo ti ringrazio. Oh, per il tempo in cui saremo separati. Beh, chiudi gli occhi e ascolta le parole che arrivano dal mio cuore, e se ci riesci, ricorda, continua a sorridere, continua a risplendere, sapendo che puoi sempre contare su di me. È sicuro, è per questo che ci sono gli amici, per i bei tempi e per i brutti tempi. Sarò al tuo fianco per sempre, è per questo che ci sono gli amici. Grazie.